Ci verrebbero da dire tante cose sul porto di Termoli, ma oggi questo servizio lo vogliamo dedicare agli operatori portuali e turistici, oltre a rivendicare, a nome di tutti i cittadini termolesi, un porto degno, bello, funzionale, come nella maggior parte delle città costiere. Signore e signori, benvenuti al porto di Termoli. Mesi sono passati dal transennamento di questa strada principale di collegamento per gli imbarchi. Ma oggi possiamo confermare e documentarvi che sporcizia, rifiuti e buche continuano ad accumularsi. Oltre a questi elementi superficiali che continuano ancora oggi a deturpare l'immagine del porto di Termoli, nella parte sottostante abbiamo la natura, il mare, che continua ad imporsi su una cementificazione costiera che forse, a distanza di qualche anno, non è stata realizzata come avrebbe dovuto essere. Il porto in questo momento richiede altre isole ecologiche. Se prima ce n'erano due, come questa, presente ma non attiva nei pressi del cantiere navale, oggi ne abbiamo solo una in corrispondenza del distributore, preposta allo smaltimento degli oli esausti, ma con una cornice di sporcizia, rifiuti, sotto gran parte delle mura antiche, e come questo scooter, segnalato e abbandonato da diversi mesi. In questa zona aggiungiamo i cattivi odori del depuratore, oltre all'ultima rottura della condotta, che continua a sversare acque scure a pochi metri dalla costa. In questi ultimi anni nulla è stato fatto per migliorare il porto. Poco tempo fa vi abbiamo documentato l'aumento dei parcheggi a pagamento, inclusa la fascia oraria, come nell'ultima estate, fino alla mezzanotte, in una città che durante le stagioni estive dovrebbe essere più accessibile ai turisti. Nella zona posteriore del mercato ittico, dove sono presenti dei box degli operatori portuali, ci sono delle buche in corrispondenza della sede stradale e sul marciapiede fino ad arrivare al viale dei Marinai, dove ancora oggi e dal 2011 vige l'incuria ed il degrado più assoluto. Terminiamo il nostro reportage nei pressi dell'unica isola ecologica preposta per lo smaltimento di rifiuti portuali come reti e cassette del pesce, sempre piena e dove molte volte i pescatori sono costretti a lasciare i propri rifiuti sulle banchine. L'inciviltà c'è, ma c'è anche tanta voglia da parte degli operatori portuali di collaborare per una città e in questo caso per un porto più pulito. Con queste ultime immagini del guasto della condotta del depuratore, vi lasciamo con la speranza che il tutto possa migliorare. Da Ezio Varrassi, porto di Termoli, per il momento è tutto. Un saluto, a presto.